poi c'è la mafia autoctona, quella del posto, su tutti i fasciari, anche se ci sono solo, per modo di dire, due sentenze di primo grado. Però volevo parlare di rifiuti, mafia capitale si occupava di rifiuti, in particolare per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti umidi nei ristoranti. Bene, un giorno successe una cosa molto particolare. Stava per vincere nel bando di gara la cooperativa valida, più valida. Buzzi si infuriò, si accordò con la cooperativa Edera e improvvisamente comparirono queste figure che sono politiche, che fanno di intermediazione, i Patanè del Partito Democratico in Regione, ma anche Coratti al Comune. Queste persone, come Ogimo, gli assessori che ha scelto Marino, e se andate a guardare le dichiarazioni di Marino, giustamente lui rivendica che le ha scelte lui con un rapporto fiduciario. Ovviamente poi è normale che quando arriva una nuova amministrazione cambi i dirigenti. Guardate Ama, che cosa è stato fatto? Buzzi diceva: l'Ama sono io, e infatti aveva Panzironi, aveva Fiscon, Marini non li ha tolti. E sapete cosa ha messo adesso attualmente come direttore generale? Beh, il dottor Filippi, che un mese fa, e questa notizia non è passata, non gli è stato dato il giusto rilievo, è stato rinviato a giudizio per traffico illecito dei rifiuti. Questo è una cosa gravissima, diciamo così, Marino è sfortunato, mettiamola così. Però si parla soprattutto di raccolta in mafia capitale. Ci teneva a sottolineare un altro aspetto che non se ne parla più, lo smaltimento. Il processo Cerroni già da un anno è in corso, non se ne parla più. Bene, secondo la procura il sistema Cerroni era un sodalizio criminale in grado di condizionare la pubblica amministrazione. Ma come nasce questo sodalizio? In commissione ne parla un ex assessore al Comune di Roma. Negli anni 80 esisteva una società, la Sogein, metà pubblica e metà privata. Il Comune di Roma, gli assessori finanziavano questa società per fare il servizio di raccolta differenziata, che puntualmente non avveniva perché andava tutto a Malagrotta. Questi soldi risparmiati servivano a finanziare questa società, ovvero il privato e Cerroni, e il pubblico, che sono i partiti. Era, anche secondo le sue dichiarazioni, un modo per finanziare i partiti, e dentro c'erano tutti: Democrazia Cristiana, socialisti, ma anche Movimento Sociale e Comunisti. C'erano dentro tutti quanti. Noi invece con questo sistema non c'entriamo nulla e siamo i più credibili. Dateci l'opportunità di cambiare le cose, grazie.